Conosciamo Jasmine Trinca, la bella attrice italiana nata a Roma nel 1981, pluripremiata con il David di Donatello, Nastri d'Argento, Globi d'Oro e altri premi ancora. Ma scopriamo innanzitutto chi è esattamente l'attrice. Carriera cinematografica. Viene notata subito dal regista Nanni Moretti che si reca nel suo liceo alla ricerca di un volto particolare per interpretatore e un personaggio del suo nuovo film. Fra i vari volti selezionati c'è quello di Jasmine Trinca che in quel momento ha solamente 20 anni e successivamente viene scelta proprio lei. Il film in questione è la stanza del figlio che le vale il premio Guglielmo Biraghi dato all'attrice emergente con maggiore talento nell'anno. Ed era ancora alle superiori dove lo stesso anno si laureerà con il massimo dei voti. Successi al cinema! La conferma del suo grande talento arriverà però unicamente nell'anno 2003 quando la ritroviamo al cinema con un film di Marco Tullio Giordana e Luigi Locacchio che è La Meglio Gioventù. Film per il quale riceve il nastro d'argento. Arriviamo quindi al 2004 quando ritroviamo Jasmine Trinca sempre al cinema nel film di Leone Pompucci intitolato La Fuga degli Innocenti e nel 2005 in romanzo criminale di Michele Placido ispirato alla banda della Magliana. Dove l'attrice interpreta la fidanzata del freddo, interpretato da Kim Rossi Stewart. Sempre lo stesso anno e sempre al cinema la ritroviamo in innamoramento con Silvio Muxino. Corre l'anno 2006, ossia l'anno del suo grande ritorno a lavorare con Nanni Moretti nel Caimano, il film che di fatto l'ha consacrata alla gloria mondiale, dato l'enorme successo avuto dal film stesso. Nel 2007, per la regia di Riccardo Milani, la ritroviamo in piano. Correva l'anno 2013 partecipa Miele di Valeria Golino per cui vince anche il nastro d'argento. Siamo nel 2015 e interpreta Boccaccio dei Fratelli Taviani e nessuno si salva da solo con Riccardo Scamarcio per la regia di Sergio Castellitto. Mentre nel 2017 è la ragazza madre insima. Nel 2019 è la dea fortuna di Ozpetek. Mentre nel 2021 la ritroviamo in La scuola cattolica di Stefano Mordini e Supereroi di Paolo Genovese. Questi i suoi film principali che l'hanno vista come protagonista, ma i non citati sono veramente moltissimi. Un'attrice che tutti i grandi registi vogliono sempre nei loro film per il suo talento e la sua interpretazione mai banale. Vita privata: Come vi dicevamo, Jasmine Trinca è nata a Roma nel 1981. Ha frequentato sempre nella capitale il liceo classico Virgilio, successivamente si è iscritta ad archeologia, ma ben presto ha iniziato la sua carriera cinematografica.